con un esercente commerciale di Piazza Duomo. Sì. Come sta la situazione al centro? Raffaele, la situazione al centro storico, stiamo proprio alla rovina, veramente a sordire, proprio a non alzarci più, perché noi Nola al centro è diventato un fallimento totale. Innanzitutto anche noi come attività si noti bene che ci sono bar e abbiamo aperto anche questi distributori di H24. C'è magari un ingrediente che potrebbero venire persone a consumare, qua non c'è nulla, ma anche i bambini non ci sono più. Se vedi che Nola il venerdì, sabato e la domenica c'era un po' di moita, ora non ci sta più. Ciò oggi è dato tutto al Vulcano Buono. Invece di dire rialzati Nola, centro, stiamo dicendo rialzati Vulcano Buono, perché tutte le persone vanno al Vulcano Buono. E anche a 7 bis molto. La variante 7 bis non dico proprio è trafficata, enorme, è strapiena, ma il centro storico è morto. Cioè noi non dobbiamo dire rialzati fuori periferia o Vulcano, noi dobbiamo dire rialzati centro storico, che noi qua purtroppo non viviamo più, ma non ce la facciamo nemmeno a pagare gli affitti, carissimo Raffaele, le tasse, gli affitti, non possiamo prendere un personale, cioè noi non possiamo offrire niente noi al centro storico. Guarda, stiamo proprio alla rovina, ma non so, è un po' politicamente, un po' non lo so, ma qua non abbiamo niente, noi non abbiamo luminari. San Felice, che il padrone no, l'hai visto benissimo, che è una processione secondo me più squallida di quest'anno, non l'ho mai visto in vita mia, io ho 15 anni di esercizio qui in mezzo, ma guarda, è stato proprio uno scempio, proprio a dire vergognoso, specialmente un santo che è il nostro padrone, al di fuori del nostro San Paolino. Ma non possiamo vivere solamente noi, lo sai, la festa di Gigi. È Natale che dei tempi passati, eh. Ma Natale nei tempi passati abbiamo vissuto bei tempi, veramente. Ma oggi, a dire, mi sembra che è un anno e mezzo a venire adesso. Carissimo Raffaele, stiamo sempre peggiorando e non andare bene avanti.